Buonasera, lanciando e rilanciando. Magnifico rettore. Buonasera. Devo dire che il professor Marmo, Umberto Eco con Samantha Cristoforetti, la realizzazione di un sogno da bambini o ragazzini, galleggiare in una navicella privi di gravità. Quel sogno, Umberto Eco. Samantha Cristoforetti, grazie. Volevo il magnifico rettore sarà il turno di Samantha. Siamo qui per sentire Samantha, iniziativa di altissimo livello che chiamare divulgazione non è neanche corretto, perché appunto c'erano i premi Nobel, i grandi scienziati eccetera. Ingegneri, dunque, insomma, se qualcosa devono imparare da questo incontro e da una figura come Samantha, imparassero quella di seguire i propri sogni. E dopo aver sentito Samantha, le viene voglia di fare l'astronauta, ma benissimo che ci provi lo stesso. Io credo che non abbia poi molta importanza da questo punto di vista qual è l'ampiezza del sogno. Provateci, e dico provateci e non riusciteci, però provarci sì. Devo dire solo che raccogliamo delle domande. L'ultima cosa. Mi congratulo con voi per il coraggio di avere fatto questa scelta. Da un punto di vista tecnico, chiamarla così. No, scherzo. Che ci crediate o no, queste cose sono vere, sono nel museo. Comunque, no, in questo percorso verso lo spazio, questo veicolo spaziale, diciamo qui un pochino devo sfatare un mito, nel senso che in realtà non è che ci si addestra, si presuppone ossigeno liquido e cherosene, sempre più leggero, peso normale è un peso percepito, G. Quanti G, 2G. Che cosa succede? Che ti fa sembrare l'avamposto dell'umanità nello spazio. Sicuramente qui c'è qualcuno che ha meno di 20 anni. Siamo una specie spaziale. Sgusci fuori all'improvviso. Sulla Terra viviamo sulla superficie. Camminiamo sulla stazione spaziale, intanto perché non ci arrivi per caso. Una domanda che mi fanno spesso è stato l'addestramento in piscina. Ho passato tante ore sott'acqua. E questa è una foto, per esempio, sott'acqua. Io e il mio collega Terry Burse con tutti i subacquei di supporto. E anche lì, se vogliamo, c'è questo binomio sott'acqua, cercando di simulare. Ma l'unica cosa che si riesce a simulare è un po' come potrebbero fare dei subacquei. Ma in realtà siamo sempre sulla Terra, e poi devi lavorare contro l'acqua, no? No, questa bisogna impararla, si è un po' bambini all'inizio, quindi in parole povere in cui ti trovi, non sempre, ma è un buon posto dove cominciare. Allora, vi faccio adesso vedere un video giusto per darvi qualche impressione di questa vita a bordo molto particolare. Pizza box, 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 pizza box.
Assenza di peso, stazione spaziale. Questa assenza di peso, la gravità c'è, ma assenza di peso. Quindi vi faccio vedere questo video così vi riposate anche un po' dalla mia voce. There is like this big safety pizza box around space station, and within this big pizza box around space station will be sì, queste sono un po' delle attività che si fanno a bordo. Però insomma gli astronauti non vengono scelti perché hanno delle brillanti carriere scientifiche, ma sicuramente perché sono bravi in quello che fanno, ma anche per delle cose banali come hanno anche un pochino di capacità. Vi voglio svelare un segreto. Sei curiosi? Vediamo. Dall'alto la Terra è rotonda? Allora, io dovrei dire sinceramente sferica, che è diciamo, almeno, perché tetraedrica. Naturalmente lascio il tempo che trova perché... Passiamo alla prossima parola, che è molto legata a questo discorso che abbiamo fatto sull'assenza di peso. Astronauts, 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 astronauts. Alzi la mano chi pensa di sì. Uno, alzi la mano chi pensa di no. La maggior parte non pensa. È assolutamente impossibile. Tanto è vero che le astronavi dei film di fantascienza, quando devono far vedere che ingaggiano la velocità di curvatura e vanno velocissime, no? fanno questo effetto come se le stelle ti... Se io attracco alla stazione spaziale, questa qua è la nostra astronave nel momento della... Lo facciamo molto lentamente, 28.000 km all'ora, vi farò vedere dopo. Addirittura questo qua è la postazione di controllo molto futuristica, moderna, come vedete, di un veicolo che si chiama ATV. Ci addestravamo come astronauti a monitorare cargo, quindi automatico. Ridondanza la ridondanza. A monitorare, quasi commovente nella sua... Siamo soltanto a 400 km dalla superficie terrestre. Se voi costruiste un grattacielo alto 400 km, è un'assurdità ovviamente, ma per ipotesi, e foste all'ultimo piano di questo grattacielo, voi foste all'ultimo piano di questo grattacielo. Ma che cazzo stai a dire? Dentro un ascensore. Dell'ascensore, e l'ascensore sarebbe proprio come questo ascensore, uguale agli astronauti sulla stazione spaziale. Ogni tot mesi dobbiamo accendere i motori per reinnalzare la nostra orbita. Vi faccio vedere cosa succede dentro la stazione spaziale quando c'è uno di questi reboost, si chiamano, quando si accendono i motori. E ti stai perdendo il reboost. Insomma, è una delle cose. I piccoli divertimenti. Parliamo adesso di come, e naturalmente anche la quota necessaria. Intanto scusate, ho dimenticato di dirvi, questo ovviamente è un disegno, non c'è mai stato nessuno che abbia potuto prendere una foto di questo momento, ma cioè c'è un essere umano terrestre. Anche se, scusate, non ve l'ho detto prima, ma vi voglio lasciare questa suggestione, perché io la uso un po' per aiutare me stessa a ricordare. Quando il sole sorge all'orizzonte, un po' come da noi, allora prima lo vedi lì basso, quindi proprio ti illumina. Era proprio il momento in cui sentivi proprio il calore del sole sulla pelle, se stavi alla finestra. Poi naturalmente lui gira o tu giri, per cui praticamente passa dietro alla stazione spaziale, quindi non lo vedi più direttamente, però c'hai tutto l'albedo, quindi poi naturalmente lui gira o tu giri, poi naturalmente lui gira o tu giri, per cui praticamente poi naturalmente lui gira o tu giri, per cui praticamente passa dietro alla stazione spaziale. Quindi non lo vedi più direttamente, però c'hai tutto l'albedo, quindi lui gira, praticamente passa dietro alla stazione spaziale, quindi non lo vedi più direttamente, però c'hai tutto l'albedo, quindi
naturalmente lui gira, per cui praticamente ho rubato da una mia amica, poi torni sulla terra. Va bene, importante crederci. Bene, passiamo ad un'altra parola. Un bello esempio del fatto che bisogna fare compromessi per lavorare. Il tempo come si percepisce a bordo? Beh, dunque, abbiamo detto il tempo, diciamo, il ciclo sole o diciamo giorno-notte. Si possono vedere effetti dei cambiamenti del clima, non si può vedere il cambiamento del clima stesso. Questa è un'altra domanda che mi fanno spesso: si può vedere il cambiamento climatico dallo spazio? Riscaldamento globale centinaia di milioni di anni fa, no? Centinaia di milioni di anni fa. Più vicina. La Terra stessa ha una sua storia, ha una sua durata e non durerà in eterno. Il concetto di eternità versus eternità. E la Terra non è eterna, l'universo non è eterno. E dico, io non lo so, non è una questione di fede. Non lo so se ci... Cioè, non, però non illudetevi. Non abbiamo idea di come sia nata la vita sulla Terra. 2 miliardi di anni. Stiamo attenti a sopravvivere. Bene, passo una delle ultime parole che ho. Scusate, ve lo faccio vedere. Da questo modulo. Questa qui è la prima volta che ho guardato fuori, ho visto un'alba e qualcuno mi ha fatto una foto, ero arrivata da un paio d'ore, credo, sulla stazione spaziale. Questo invece era un momento, diciamo, più meditativo qualche mese dopo. C'è questo modulo bellissimo che si chiama cupola, no? Una specie di veranda fatta di finestre dove hai questa vista meravigliosa sulla Terra e vedi spettacoli di questo tipo. No, le aurore boreali, le aurore australi, i cicloni, i supercicloni. Questi sono impressionanti perché occupano praticamente tutto il pezzo di terra che tu riesci a vedere dalla... le tempeste, i temporali, i fulmini. E queste sono cose impressionanti perché quando noi siamo sulla Terra e ci troviamo all'interno di un temporale, vedi all'incirca 200 km, no? da orizzonte a orizzonte, che puoi vedere lì. Vi faccio vedere un video per darvi l'idea della bellezza di lassù. Vai, Michele. Proud legacy of leadership in space. At some point in the future we're going to look back and say, how did we do it without space? Don't you think? They are truly into it. You wouldn't have believed, loved what we're doing so much. They want to be some of the most successful people in the world want to be on this board. Can you believe that space is going to do that? Finisce così? Ho quasi finito, però. Vi volevo parlare di un'ultima parola. Right now we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go, and this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. Dottoressa X, problemi? Nessunissimo, perché? Sbatti le palpebre quando ti agiti. Non sbatto le palpebre. Ma abbiamo un problema. Samantha. Questa quasi non la volevo... Non la volevo mettere un po' perché alla fine, boh, così mi sembrava banale, volevo finire con la bellezza. E poi forse mi sembrava di non avere poi così tanto di interessante da dire, no?
Intanto ringrazio Samantha per questa splendida lezione e Umberto Eco. Magnifico rettore, scopo anche del centro, chi vuole rompere il ghiaccio basta alzare la mano. E sono circa 60 anni che andiamo nello spazio e sostanzialmente lo facciamo come lo ha fatto Gagarin, no? Mandiamo su un sacco di carburante per arrivare su con un pochino di carburante, con quello prendere una spinta, e di questo non c'è stato un gran progresso, e con questo sicuramente va bene, arriviamo sulla Stazione Spaziale Internazionale, che è bellissimo, siamo arrivati con fatica, forse torneremo sulla Luna, però oltre questo non andiamo, c'è qualche possibilità oltre? Cominciamo con questa. sì, è oggettivo che non è cambiata radicalmente la tecnologia che ci permette di arrivare in orbita e oltre. Anche se radicale. Come si chiamano? Le tecnologiche. Ci sono stati molti lanci appunto di satelliti e appunto con gli anni si è creata molta, mi passi il termine, spazzatura spaziale. Volevo chiederle se sulla Stazione Spaziale Internazionale ci siano dei protocolli in caso qualche detrito colpisca la stazione. Grazie. Sì, no, domanda interessante. There is like this big safety pizza box around space station, and within this big pizza box around space station. Adesso in futuro sarà la Space Force che vogliono creare. Poi poi i detriti molto piccoli dovrebbero venire fermati dagli scudi, dai sistemi di protezione. Pizza box, pizza box, pizza box, pizza box, pizza box. Evacuare la stazione spaziale. Densità sempre maggiore di piccoli satelliti nell'orbita bassa. Migliaia di satelliti, che tra l'altro migliaia di piccoli satelliti. I'm going to ask my question in English, if I may. I'm an international student from Kazakhstan, and I'm interested actually. I know that you took off of Baikonur Cosmodrome, so my question is, do you remember something? How did you get there? Was it cold there? How did you get exactly before the flight? So, have you been in Baikonur? No, but no? I'm from Kazakhstan. Okay. Ma l'italiano lo capisci? Posso rispondere in italiano? Do you speak Italian or you understand? I mean, no, beh, ovviamente del Kazakhstan ho un ricordo meraviglioso. Io non mi permetterei mai di dire che ho un'esperienza del Kazakhstan. Il Kazakhstan. Avevo 3 anni quando Neil Armstrong è sceso sulla Luna e me lo ricordo ancora. E mi ricordo anche perché c'è la storia di tutta la missione lunare su un libro di Richard Scarry addirittura, che era uno dei miei libri di lettura di bambino. E poi ho vissuto tutta l'epopea dello Space Shuttle con i fasti e anche le tragedie che ci sono state. Un astronauta nello spazio. E grazie della domanda. Beh, intanto vorrei dire che non mi sento così... Insomma, buonasera. La mia domanda, ma la paura, non abbiano paura di qualcosa che insomma è ignoto? La paura la prova mai? Signora, in pace con me stessa, al posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste, che non ho avuto tempo di aver paura. Magari la prossima volta sarà diverso. Ricade a terra, quindi ogni tanto quando vedi una stella cadente potrebbe non essere una stella, potrebbe essere un terzo stadio o un ultimo stadio che rientra a terra. Stronzate. E se uno sta male? Dovesse esserci un'emergenza, non è mai successo comunque. Buonasera, innanzitutto non so trattenermi una sua futura missione nello spazio. Credo ci siano dei sistemi di discharge, però se devo essere sincera non ho mai approfondito.
Realisticamente dovrei avere un'altra opportunità di andare nello spazio. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. Volevo ringraziarti innanzitutto per l'intervento, per le immagini interiori che ho ricevuto forte e chiaro, credo, che hai condiviso con noi. Volevo chiederti qualche parola circa il rapporto con i tuoi colleghi, circa la dimensione intersoggettiva tra i soggetti appunto con cui hai condiviso il viaggio. Se posso addirittura in particolare, se c'è stato nella tua esperienza nello spazio, se c'è stato spazio, non per ripetere, per la tua soggettività. La regione, no? Quella toscana, no? Perché ero un sacco desideroso di conoscere città come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Monteriggioni. Tutta la Val di Chiana, eccetera. E poi anche perché ero un sacco desideroso, no? Di conoscere i quadri di Simone Martini, del Beccafumi, del Sodoma, del Pinturicchio. Decisivo. Di Giovanni. Spero di non essere invadente. Un po' criptico, ci provo. Avevamo molta facilità a ridere insieme. Ma se si rompe un computer, salta la linea, come si fa? Chiami la hotline di Vodafone? No, scherzo. Sei troppo piccola per capire com'è drammatica questa affermazione. No, ho detto Vodafone, ma avrei potuto dire Team o qualsiasi altra cosa, dai, che non mi... Stazione spaziale. Ridondanza. Si parla da un po' di tempo di fare una stazione spaziale anche intorno alla Luna, in orbita circumlunare. È una domanda, su una cosa su cui so molto, perché è quello su cui lavoro in questo momento. E sarà... sì, chiamiamola automazione, questa è un po' la visione. Tecnico, tecniche, inseguire, come dicevamo all'inizio, il tuo sogno. Credo che... per cui credo che... Cioè, non quindi cosa succede se il cibo che avete finisce? No. No, allora insomma, assicurarsi che i rifornimenti di cibo sulla stazione spaziale e non arriva, e quindi non arriva il nuovo rifornimento di cibo. Cosa mangiate? Che cosa mangiamo? Il cibo è molto vario. Ci sono piatti di carne, cibo, ci sono verdure, cibo, ci sono frutta, cibo, frutta secca, cibo, che ne so, riso, pasta, cibo, dessert, anche alcuni tipi di pane, pesce, insomma c'è un po' di tutto. Cibo. Disidratato vuol dire che hai tolto l'acqua. Magnifico rettore.